questa edizione cronaca, una donna ad Ivrea ha tentato il suicidio. Politica, la regione ha cancellato i fondi per i gruppi. Rivarolo Marina Vittone, candidata a sindaco. Canavese, turismo e cultura fino al prossimo carnevale. E poi per la cultura, la scelta di Lea alle officine H. Gentili telespettatori, ben ritrovati dagli studi del telegiornale di Rete Canavese. La cronaca, nessuna dichiarazione ufficiale da parte della Procura di Ivrea, ma sull'omicidio di Benito Peloso, il pensionato di 75 anni trovato morto la settimana scorsa nel bagno di casa sua, spunta un'ipotesi ritenuta plausibile. La vittima è stata uccisa con ogni probabilità da una persona che lui stesso conosceva. Una ricostruzione che spiegherebbe in particolare alcuni rilievi fatti sul luogo del delitto. La porta d'ingresso dell'appartamento intanto è stata trovata aperta, senza alcun segno di effrazione. La porta del bagno è stata trovata chiusa a chiave e la chiave del bagno invece non è mai stata trovata. Gli investigatori indagano quindi sulla vita della vittima. La sua casa, hanno riferito i vicini, era molto frequentata da donne. Il pensionato era vestito in modo elegante la sera in cui è stato ucciso, che fosse pronto magari per un incontro galante. Gli investigatori non escludono ancora alcuna ipotesi e attendono i risultati tossicologici dell'autopsia per conoscere con esattezza assoluta le cause della morte, ma non escludono un omicidio a sfondo sessuale. E continua a non avere una spiegazione il particolare poi più strano di tutta questa vicenda: perché gli è stato trovato un foglio di giornale appallottolato in bocca. E una donna di 57 anni ha tentato di togliersi la vita ieri ad Ivrea. Si è gettata dalla finestra di casa in via dei Cappuccini, a due passi dall'Avis comunale. Adesso si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale CTO di Torino. Precipitata al suolo dal secondo piano del palazzo, è caduta davanti ad alcuni passanti che immediatamente hanno chiamato i soccorsi. In via dei Cappuccini è atterrato l'elisoccorso per trasportare la donna più velocemente possibile al pronto soccorso, ma le condizioni della donna sono apparse immediatamente assai critiche. Ancora sconosciute le cause che hanno portato la donna a compiere il gesto. Ed è ricoverato al CTO in coma farmacologico per il forte trauma cranico riportato anche l'operaio di 35 anni, marocchino residente a Rivarolo, che in sella alla propria bicicletta all'incrocio tra le provinciali 54 e 55 a Vialfrè, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è caduto al suolo. Un automobilista di passaggio ha intuito da subito la gravità di questo incidente, ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno immediatamente intubato il giovane e lo hanno appunto trasportato al CTO. Un 35enne romeno residente a Castellamonte è stato arrestato dai carabinieri. Ha rubato 200 euro di merce varia al Bennett. Poi, una volta fermato però nella galleria del centro commerciale di Castellamonte, pensate, si è denudato davanti ai clienti, accusato così di furto ma anche di atti osceni in luogo pubblico. Il processo è stato fissato per maggio. L'uomo è stata concessa la misura cautelare dell'obbligo di firma. E ancora cronaca, un cittadino di origini peruviane di 43 anni, residente a Settimo Torinese, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Chivasso per coltivazione illecita di stupefacenti. Nella cantina dello stabile dove risiede, i militari hanno trovato 8 piantine di marijuana alte oltre 1,70 m, coltivate in una vera e propria serra attrezzata con lampada e impianto di deumidificazione. E poi 4 cittadini di origine moldava, residenti tutti a Torino, sono invece stati denunciati dai carabinieri di Chivasso per il reato di clonazione di carte e di bancomat. Avrebbero operato al distributore di benzina Auchan di Venaria. Durante la perquisizione della loro abitazione, i militari hanno sequestrato i computer portatili attraverso i quali carpivano i codici e oltre 5.200 euro in contanti, provento probabilmente proprio dei prelievi illeciti.
Lasciamo qui l'ampia pagina della cronaca e passiamo a parlare di politica. Intanto il Consiglio regionale del Piemonte ha azzerato i fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari. Il Consiglio regionale del Piemonte ha azzerato i fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari. Il provvedimento, presentato dal Presidente dell'Assemblea, Valerio Cattaneo, ha avuto il voto favorevole di tutte le forze politiche, tranne Fratelli d'Italia e una componente di Forza Italia, ex Progettazione, che si sono astenuti. Senza far rientrare dalla finestra i fondi che escono dalla porta, ha commentato Cattaneo, sarà il Consiglio a fornire ai gruppi i servizi di cui avranno bisogno. La scelta che abbiamo fatto, dice, è in linea con il doveroso contenimento dei costi della politica che abbiamo fin qui realizzato. Porterà una semplificazione burocratica e taglierà costi indotti come quelli per i revisori dei conti che non saranno più necessari. In Italia, ha detto Cattaneo, concordano tutti sulla volontà di fare ciò che noi abbiamo deciso, garantendo con senso di responsabilità norme chiare a chi dovrà operare nella prossima legislatura fin dal primo giorno. Ritengo rilevante avere preso questa decisione autonomamente e per primi e auspico che anche le altre regioni e il Parlamento nazionale si muovano nella stessa direzione. Azzerando i fondi per il funzionamento dei gruppi, noi entriamo in un'ottica moderna all'anglosassone, dove la politica dovrà autofinanziarsi. L'idea del provvedimento, ha detto ancora Cattaneo a margine dei lavori nell'aula, è quella di portare indietro l'orologio agli anni 70 del Novecento, agli albori della vita della regione, quando i fondi per il funzionamento non esistevano e la politica volava alto. E ieri nel tardo pomeriggio, Marina Vittone ha ufficializzato la nascita della sua lista Rivarolo Sostenibile, la quinta in corsa per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale di Rivarolo dopo i quasi 2 anni di commissariamento. Una decisione questa presa dopo aver constatato l'impossibilità di trovare un accordo con la lista Rivarolo Rinasce con Rostagno. Allora, in attesa della presentazione ufficiale della lista che vedrà Marina Vittone candidata a sindaco, proseguiamo oggi il nostro viaggio tra gli altri candidati sindaco, quelli che già si sono ufficialmente presentati alla popolazione, e lo facciamo oggi con Alex Chiapetto del Movimento 5 Stelle. Alex Chiapetto, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, voi siete la vera novità di questa tornata amministrativa. Da dove partite? Allora, noi partiremo da zero, nel senso Rivarolo in questo momento è ferma, è commissariata, 20 mesi di commissariamento l'hanno portata ad essere chiusa, spenta, hanno tolto la corrente in buona sostanza, si è fatto molto poco, i commissari non avevano margini di movimento, almeno in teoria non dovrebbero averne avuto, hanno tenuto quindi la città spenta per questi 20 mesi e ne stiamo pagando le conseguenze. Rivarolo è uno stato molto avanzato di degrado. Parliamo dal Valle Susa, arrivare alla Salp, abbiamo un po' ovunque diametralmente uno stop di quelle che sono le attività e uno stop di quello che è la cura della città, la manutenzione in buona sostanza. Noi cerchiamo di metterci in mezzo a delle forze conosciute, perché Rivarolo, le altre liste assolutamente hanno tutte persone conosciute, quindi parliamo di Zucco Chinà, la vecchia amministrazione che porterà dentro in seno anche Bertot, parliamo della lista di Navone, quindi Rivarolo le frazioni con Papotti al suo interno, dalla parte opposta con la lista di Rostagno che forse è l'unica che porta dentro qualche novità, però porta dentro anche in seno suo, porta anche delle vecchie conoscenze dell'amministrazione rivarolese. Noi ci inseriremo in questo tessuto, lo facciamo da persone nuove, lo facciamo da non politici assolutamente, siamo tutte persone dello strato sociale comune, nel senso che da operai, impiegati, liberi professionisti, cerchiamo quindi di portare una novità sostanziale in Rivarolo, cercheremo di dare alla gente la possibilità di partecipare finalmente a quella che è la vita del comune. In questi ultimi anni, sia durante il commissariamento ma anche prima, mancata molto l'informazione, niente usciva dal comune, anche la vecchia opposizione che
benché fosse tenuta al margine di quello che era il Consiglio Comunale, non ha mai fatto uscire niente. Questo forse è quello che ha permesso che la vecchia amministrazione facesse un po' il proprio interesse, diciamo così. Non vi sentite un po' fra l'incudine e il martello, fra gli schieramenti tradizionali di centrodestra e di centrosinistra? Insomma, una forza cuscinetto? Noi proponiamo un modo nuovo di amministrare, non ci sentiamo un cuscinetto, pensiamo che gli altri dall'altra parte siano un po' le vecchie poltrone in questo caso, perché continuano a cercare un po' la poltrona, vogliono essere in mezzo perché hanno bisogno probabilmente di esserci in mezzo. Noi cercheremo un po' di scardinare quello che è stato fino adesso. Ovviamente i rivarolesi dovranno conoscerci meglio di quello che forse hanno potuto fare finora. Noi comunque siamo sempre stati sul territorio, da un anno a questa parte lavoriamo sul territorio, abbiamo già collaborato per dei problemi principali che ci sono in Rivarolo, abbiamo collaborato con il comitato Non Bruciamoci il Futuro, noi abbiamo una centrale a biomasse che è stata lasciata in eredità dalla vecchia amministrazione in pieno centro città. I cittadini non conoscono i problemi che può comportare, non sanno neanche cosa brucia al suo interno, non sanno cosa serve, e quindi noi abbiamo lavorato con il comitato per cercare di vedere se si poteva fare qualcosa in merito. Noi siamo assolutamente contro ad avere una centrale di questo tipo in pieno centro città, assolutamente, anche perché è dimensionata per fare ben altro rispetto a quello per cui era nata come primo progetto. Parliamo di 20 megawatt elettrici, 5 megawatt termici, praticamente cose inutili in Rivarolo. In questo momento non fa nient'altro che elettricità per la GDF Suez, non porta nessun beneficio a Rivarolo se non fumi e polveri. Noi abbiamo quindi collaborato con il comitato, abbiamo portato in Parlamento un'interrogazione scritta che è stata presentata alla Camera. In questo momento il nuovo ministro del governo Renzi dovrà rispondere se i termini che sono stati richiesti sono stati rispettati o meno, quindi filiera corta, tipologia di combustibile e quant'altro. Voi avete detto che porterete delle novità sia nella sostanza che nel metodo. Nella sostanza, ad esempio, sull'uso del territorio, nel metodo, il modo con il quale stilare il programma elettorale. Noi ci rivolgiamo un po' ovunque in Rivarolo. Rivarolo non è solo centro città, a Rivarolo la maggior parte del territorio è frazioni, quindi è agricoltura, è territorio agricolo. Noi a breve faremo, il 18 aprile in particolar modo, faremo una serata dedicata in frazione, quindi siamo a Pasquaro, la Sala Grapp, faremo una serata dedicata alla canapa, una coltivazione che porta molte opportunità sul territorio. In questo momento Rivarolo anche economicamente è ferma, c'è stato costruito un centro commerciale, ci sono certi negozi, nel centro però vediamo tante serrande chiuse, vediamo le aziende di Rivarolo non ci sono più, però c'è un'agricoltura, possiamo far ripartire anche i giovani, possono trovare uno sbocco dove magari in questo momento non riescono a fare nei comuni lavori, diciamo così. Noi stiamo collaborando con i cittadini per sviluppare il programma, dopodiché verrà presentato a tutta la popolazione che finora purtroppo non ha avuto modo di partecipare, perché spesso e volentieri la partecipazione comporta un impegno che forse non tutti riescono ad avere, quindi noi stiamo comunque facendo riunioni aperte con i cittadini, stiamo sviluppando il programma, stiamo dando molti spunti, abbiamo molti spunti validi su cui lavorare. Avremo un impegno particolare verso la partecipazione del cittadino, perché in questo momento, come dicevo, non è mai stata portata più di tanto, non c'è mai stata più di tanto, diciamo. Quindi noi invece vogliamo che il cittadino si rientri nelle istituzioni, quindi tutto quello che viene fatto sia fatto per loro. Cosa succede a giornali, scatole, sacchetti, imballaggi di carta, cartone che buttiamo nel cassonetto della raccolta differenziata? In che modo poi vengono riciclati e portati a nuova vita? È possibile scoprirlo domani e venerdì con la 13ª edizione di Riciclo Aperto, organizzato da Comieco, alla quale è aderito anche Tecnoservice, iniziativa che diventa così anche una sorta di prolungamento ideale della mostra che ha portato più di 1000 bambini in Strada del Ghiaro a Castellammare Monte. E ad Aglie, Confindustria Canavese e Turismo Torino e Provincia hanno presentato gli eventi culturali e turistici della stagione in Canavese del programma fino al prossimo Carnevale.
Presentazione del calendario degli eventi in Canavese, cosa ci si deve aspettare? La continuazione di un lavoro che abbiamo cominciato l'anno scorso con il calendario eventi del 2013, con diverse novità, nel senso che quest'anno è stata data molta importanza al numero degli eventi che ci sono in Canavese, alla loro varietà in termini di categoria e alla distribuzione sul territorio. E facendo questa ricerca abbiamo scoperto che effettivamente la distribuzione territoriale copre tutto il Canavese, c'è una notevole varietà e c'è anche un notevole numero di eventi. Abbiamo realizzato anche dal punto di vista della presentazione sul nostro sito qualche innovazione, nel senso che è stato realizzato uno strumento di visualizzazione direttamente da web e quindi anche più facile da consultare. Ovviamente questo è semplicemente un secondo passo, nel senso che per il futuro abbiamo in mente una serie di innovazioni e grazie ad una collaborazione che stiamo realizzando in Confindustria Canavese anche col gruppo ICT abbiamo intenzione di costituire un gruppo di competenze complementari per know-how, quindi competenze in termini di contenuti sulla parte turistica e competenze tecnologiche per il gruppo ICT per realizzare un'ulteriore innovazione in termini di consultazione e visualizzazione di tutte le informazioni che stiamo raccogliendo come gruppo turismo, quindi di creare un sistema territoriale turistico. L'importanza degli eventi nella valorizzazione del territorio? Oggi è quasi decisiva perché bisogna togliere l'abitudine di considerare monumenti, beni culturali, opere artistiche come delle cose morte che vanno a vedere una volta nella vita, ma devono essere viste come cose vive e quindi un susseguirsi di tanti eventi e di tante situazioni che diano degli introiti che giustifichino anche il mantenimento di tutti questi beni. E che è un modo, direi, moderno di portare valorizzazione del territorio e qualità della vita. Fare sinergia è fondamentale per la valorizzazione del territorio? In un paese sarebbe fondamentale e anche semplice in altri paesi, in Italia è molto complesso perché siamo italiani. Qual è il messaggio che vuole lanciare Confindustria? Sicuramente un messaggio sull'importanza del fare sistema per un territorio. Quello di oggi è un segno che va esattamente in quella direzione, è un segno perché si presenta il calendario degli eventi di un intero territorio e quindi è un fil rouge che segue l'evento temporale di un anno intero e l'evento spaziale di un intero territorio e sicuramente questo è il messaggio di oggi. Il territorio canavesano riesce a fare sistema? Questa è una bella domanda, lei sa che il Canavese sono 300.000 abitanti, sono 130 comuni, quindi è evidente che è una connotazione geografica del tutto particolare, però dobbiamo dire che soprattutto nelle ultime partite che insieme tra istituzioni si sono giocate c'è stata questa volontà di fare il sistema, di giocare le partite come una squadra e di parlare con una voce sola. E di turismo proprio come grande risorsa si parlerà anche domani sera alle 21 presso la sala consiliare del comune di Aglie, dove sarà presentato un progetto che si chiama INTA, macrosistemi economici complessi, come fare turismo vero. E alle officine H di Ivrea si è tenuta una serata organizzata dal presidio Domenico Noviello di Libera e Casa delle Donne. Durante questa serata la giornalista Marica De Maria ha parlato del suo libro La scelta di Lea. La scelta di Lea è questo il titolo del libro di Marica De Maria presentato questa sera presso il polo universitario Officine H di Ivrea. Una storia di ribellione e di coraggio che vede protagonista Lea Garofalo, sequestrata e uccisa dai suoi familiari nel 2009 per aver rotto con una cultura criminale di violenza omertosa. Un libro duro, un documento di altissimo valore tra le righe di questo libro, ma com'è nata la volontà di portare alla luce questa storia? L'idea di scrivere questo libro, La scelta di Lea, della casa editrice Melampo, è nata perché come giornalista del mensile Narcomafia ho seguito tutte le udienze di primo e di secondo grado, dando poi la cronaca e sul sito di Narcomafia e sul mensile cartaceo. Quindi c'era poi la volontà di in qualche modo far confluire questo materiale in un libro e anche per cercare di dare memoria al sacrificio di Lea Garofalo e comunque per dimostrare
cercare di continuare a stare vicini a Denise Gosco, che è sua figlia, che ha ereditato questo coraggio da parte di sua mamma. Ecco, quindi com'è avvenuta la documentazione su tutta la vicenda? Allora, è avvenuta principalmente appunto vivendo sulla mia pelle tutte le 45 udienze del processo che si è svolto a Milano, processo di primo grado e di secondo grado, e poi abbiamo aspettato le motivazioni della sentenza di entrambi i gradi di processo. Adesso tra l'altro gli imputati sono ricorsi in Cassazione, quindi diciamo che il materiale da cui ho tratto appunto le informazioni per il libro è stato principalmente quello, l'esserci stata tutte le udienze e poi aspettare il materiale giudiziario. E qual è il vero messaggio che vuole lanciare questo testo? Ma è un messaggio di contraddizioni, perché nella storia di Lea Garofalo ce ne sono, ci sono diverse contraddizioni, ma anche un messaggio di speranza. Il libro si chiude pensando a Denise Gosco, ma pensando anche a tutti quei ragazzi che nel corso delle udienze hanno animato l'aula di tribunale, che hanno fondato un presidio di libera intitolato alla memoria di Lea Garofalo, ragazzi ventenni che si stanno interrogando sui temi della criminalità organizzata, soprattutto al nord, e quindi c'è proprio un messaggio per voler dire che il sacrificio di Lea Garofalo non è stato vano, che ci sono altre donne che stanno seguendo il suo esempio, ma che comunque le istituzioni ci devono essere fortemente vicino a queste persone che decidono di fare una scelta così coraggiosa. Come si può realmente lottare contro il fenomeno delle mafie? È difficile, ma Libera ci prova e pensa che il modo migliore intanto sia parlarne, sensibilizzare le persone, far conoscere degli argomenti e dei temi e dei problemi che a volte vengono un po' sottovalutati. È questo che noi facciamo. Il compito della vera e propria lotta naturalmente ce l'hanno le forze dell'ordine, che però sempre ci dicono che è necessaria anche la consapevolezza della società civile. Ed è quello che cerca di fare Libera. Questa sera si parla di violenza delle mafie, ma anche di violenza contro le donne. Qual è l'importanza di organizzare serate come questa? Beh, quello di parlarne il più possibile, non lasciare passare queste cose sotto silenzio, perché bisogna in qualche maniera sensibilizzare l'opinione pubblica, non pensare che la violenza sulle donne, il femminicidio, siano cose isolate, che non sono isolate, perché ormai un giorno sì, un giorno no, che viene ucciso una donna, ma che non sia un fatto di cronaca, ma che la gente si rende conto che è nel nostro quotidiano, ed è nel quotidiano che noi possiamo fare qualcosa per contrastare questo fenomeno, il fenomeno della violenza e il fenomeno del non rispetto della donna e della parità della donna. Due appuntamenti musicali in questo weekend, intanto sabato il giorno 12 alle 21 presso la chiesa di San Michele a Rivarolo si terrà il tradizionale concerto quaresimale ai piedi della croce, che è organizzato dal coro polifonico Città di Rivarolo. Affiancheranno il coro polifonico di Rivarolo i coristi dell'Accademia Corale Vittore Veneziani di Ferrara e anche i musicisti dell'ensemble strumentale Città di Rivarolo. Questo sabato sera appunto alle 21, come detto. Invece domenica sera alle 21, il giorno 13, presso la chiesa di San Giuseppe in via Vittorio Emanuele II a Cirie, sarà l'orchestra Fiati Giovanile Italiana e coro i Music Piemontese Città di Cirie a presentare il loro concerto di Pasqua, concerto vocale strumentale. Vi ricordo, prima di passare alla nostra rubrica Un anno fa parlavamo di, che potete rivedere tutti i servizi andati in onda nel corso dei nostri telegiornali sul nostro canale YouTube, basta cercare Rete Canavese TV. Trovate l'ultima edizione del telegiornale e le ultime notizie anche sul nostro sito www.retecanavese.tv e sulla nostra pagina Facebook, anche qui basta cercare Rete Canavese. E adesso, come dicevamo, la rubrica comincia da alcuni giorni nella quale rivediamo i fatti accaduti un anno fa, la rubrica appunto che si intitola Un anno fa parlavamo di. Di emergenza lavoro parlavamo un anno fa e di possibili soluzioni per superarla. L'emergenza è rimasta a distanza di un anno, le soluzioni sono ancora di là da venire. Sì, noi abbiamo due fenomeni che stanno andando avanti in contemporanea. Da una parte la crisi continua
e quindi tutti i giorni ci sono fabbriche che chiudono, che dichiarano esuberi. E dall'altra, per molte aziende stanno finendo gli ammortizzatori sociali. E quindi io temo che da qui ai prossimi mesi noi rischiamo un precipitare anche della situazione dal punto di vista sociale, perché quello che ha fatto la differenza in questi anni tra noi e altri paesi è il fatto di avere comunque degli strumenti che in qualche modo tamponavano un po' l'emergenza. Ho l'impressione che questa fase stia andando ad esaurimento, e quello che a me preoccupa è che io non vedo nella politica e nelle istituzioni la sufficiente consapevolezza di tutto questo, e quindi il rischio è poi a un certo punto di trovarsi di fronte a delle situazioni che si drammatizzano senza essere stati in grado, non dico di prevenirle, ma perlomeno di sapere che potevano succedere. Quindi c'è bisogno almeno di due cose nell'immediato. Una è quella di affrontare l'emergenza, bisogna rifinanziare gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione in deroga, i contratti di solidarietà, e tutto questo va fatto nel giro di qualche settimana. Come si sono trovati un po' di soldi da restituire alle imprese da parte della pubblica amministrazione, bisogna avere la sensibilità di sapere che lo stesso valore ha a intervenire nei confronti del reddito delle persone. Dall'altra, bisogna che questo paese si decida finalmente a difendere la propria industria, perché uno può anche vivere nel villaggio dei sogni, però se uno non parte da quello che c'è, difficilmente sarà in grado di far di meglio. Un incontro con i lavoratori anche per fare un po' il punto su una situazione che sta degenerando in Canavese, a partire dalla Berco. Sì, diciamo che la Berco è quella in questi giorni più eclatante, senza dimenticare la Sanretto e la Visnova, una serie di aziende, la Emar, cioè ce ne sono un casino e mezzo che stanno in una situazione difficile. La Berco è quella, diciamo, in questo momento più in voga per un semplice motivo, che mercoledì abbiamo un secondo incontro al Ministero del Lavoro per provare a evitare la chiusura di questo stabilimento. Per adesso l'unica prospettiva è la chiusura per la Berco. Ma i tedeschi hanno ufficializzato al Ministero che oltre i 600 esuberi del gruppo pensano di chiudere lo stabilimento. Invece Romi ex Sanretto. Romi ex Sanretto, siamo di fronte ad un acquirente molto determinato, siamo di fronte ad una, diciamo, disponibilità ampia nel trovare e intavolare una trattativa. I brasiliani al momento non hanno ancora risposto a quella che è una richiesta che sia l'ambasciata italiana sia le istituzioni a partire dalla regione hanno in qualche modo avviato. Poi tu facevi cenno alla Visnova, la Photovox, l'Ares. Sì, ci sono un mucchio di aziende, l'Ares è due mesi che è presidiata da questi 15-16 lavoratori, un'azienda che purtroppo per 4 mesi non ha pagato gli stipendi, la Visnova è più o meno nella stessa situazione, la Photovox anche lei ha grossi problemi finanziari, c'è una situazione che sta venendo in avanti che secondo me deve vedere la massima responsabilizzazione degli enti sociali e in questo caso delle amministrazioni comunali e della politica al fine di mettere al centro una iniziativa per quanto riguarda il Canavese. Queste sono le aziende delle quali parliamo sempre, a Sparone la ex Ceresa anche, ad esempio. Sì, ad esempio ci sono aziende come la ex Ceresa, oggi EMS, che termina i periodi a disposizione di cassa integrazione, venerdì avremo un incontro all'Unione Industriale per poter in qualche modo mettere in piedi i contratti di solidarietà. Questo vale per moltissime altre aziende, secondo me siamo in una situazione di accelerazione di quello che è un fenomeno che da tempo denunciamo ma che oggi diventa in qualche modo più visibile. Anche in questo caso, come dicevamo, i nodi vengono al pettine e questa rischia di diventare un'emergenza sociale. Certo, io penso che per l'emergenza sociale bisogna mettere in piedi iniziative forti di territorio, quindi non escludo di magari pensare ad un'iniziativa che coinvolga il territorio del Canavese alto e basso, quindi anche le porediese, anche lì ci sono aziende molto in difficoltà come la ex GMS Inter, oggi Ditec, come l'Olivetti che sta facendo contratti di solidarietà, come tutto purtroppo il pezzo di Scarmagno che ha subito questo incendio, ma a loro si possono aggiungere moltissime altre aziende, e io penso che bisogna provare a immaginare un percorso di una grande vertenza canavesana che metta al centro magari una grande serrata dove purtroppo si metta a fuoco quella che è una situazione. Oggi noi stiamo parlando delle aziende, del lavoro, dell'industria, ma anche il commercio, le situazioni più, diciamo, generali dal pubblico e non, stanno subendo grosse difficoltà. Quando i comuni non riescono a partire dalla regione a pagare gli stipendi, io credo che questo sia un problema che tutti ci dobbiamo porre.